Allora, perché in tantissimi film, anime e videogiochi tanti personaggi portano le armi, le spade dietro la schiena, in un fodero dietro la schiena? Allora, la risposta è semplicissima, è colpa della cultura pop anni 80. Ora, io adoro la cultura pop anni 80 e per questo la perdono, però effettivamente qualcuno un bel giorno ha deciso che un personaggio stava bene con un'arma, con una spada dietro la schiena e probabilmente questa cosa si è espansa a macchia d'olio e ad oggi purtroppo chi non conosce bene le meccaniche di portare una spada non si rende conto di quanto sia scomodo e illogico portarla dietro la schiena. Quindi banalmente la risposta è molto semplice, ad oggi molti personaggi portano le armi dietro la schiena semplicemente perché fa figo e basta, solo per quello. E storicamente non era così e non era sicuramente ritenuto figo perché ci stavano molto attenti all'estetica. E su di questo io voglio fare un esempio, però non ci riesco con un video solo, quindi lo continuerò in una parte 2.